Ok, signore e signori, buonasera e benvenuti a Corroppoli, in questa bellissima piazza, e benvenuti alla prima sfilata internazionale di Barbe. Un saluto tutto, io lo do calorosamente a tutto il pubblico e un saluto anche ai turisti, ok? Anche ai turisti, ci sono i turisti, voglio sentire un urlo! Turisti! Ok, allora, prima di tutto è doveroso ringraziare la Proloco di Corroppoli che ci ha permesso di fare questa manifestazione e anche all'amministrazione comunale. Anche prima di tutto anche alla birreria Alpen Rose di Alba Adriatica, lo sponsor di questa sfilata. Facciamo un applauso all'Alpen Rose, grazie a tutto anche allo staff. Allora, e vogliamo fare anche un grosso applauso ai barbieri che sono sotto le loggia, ad Andrea Scarpantonio della bottega del barbiere, un applauso, grazie. Tommassoni Franco di Franco Acconciatore Acute Barber Shop e Corrado Di Pietro di CF Parrucchieri. Ok, grazie. Allora, dobbiamo iniziare perché il nostro budget è molto poco, quindi iniziamo subito con la manifestazione e comincerei a chiamare subito la giuria. E qui con noi questa sera abbiamo un ospite internazionale che farà parte della giuria. Signori e signore, facciamo un grosso applauso al campione europeo di Barba Natural, al presidente della giuria, Patrizio Vagelli. Un applauso, grazie. E facciamo un altro applauso al curatore d'immagine barberie in Italia e vicepresidente di giuria, Francesco Pietro Pezzucchi, detto Frank. Un applauso, grazie. E questa sera insieme agli ospiti nella giuria ci sarà Nada Recchilongo e Eliano Olivieri della New Style del Bivio di Corroppoli. Un applauso, grazie. E poi c'è anche la signora Francesca Rossetti, Moda Mo, parrucchiera sempre del Bivio di Corroppoli. Un applauso, grazie. E adesso dobbiamo chiamare i contatori dei voti. Davide Micozzi e Federica Armellini, facciamo un applauso a questi due giovani. Prego ragazzi, accomodatevi. Allora, per la votazione ci sarà la prima votazione che sarà Mister Barba Naturale, barba che secondo la giuria è la più lunga, la più imponente o la più importante, più possente, eccetera. Per la seconda votazione c'è la Mister Barba Scolpita, barba che secondo i giudici sia più curata, più pettinata, più sistemata. Per la terza votazione c'è Mister Barba Particolare, ovvero secondo i giudici voteranno per la barba più stravagante e quella con giochi di spigoli e disegni vari. Ogni giurato deve dare un voto massimo tra i 5 e i 10. Per ogni categoria si fa la somma dei voti per ogni categoria e vince chi ha totalizzato il punteggio più alto. Se si dovesse avere un punteggio, il voto di barba che merita, dando un solo punto alla persona che vince e chi totalizza più punti. In caso che il vincitore di più categorie sia la stessa persona, vince chi è il secondo posto, perché un vincitore può vincere solo un premio. Allora, io direi di iniziare subito con la sfilata. Scusatemi se io non sono un presentatore, però mi diverto e abbiate pietà di me, grazie. Ok, iniziamo con la sfilata. Chiamiamo il primo barbuto, Micozzi Antonio da Corroppoli, ovvero
ovvero l'organizzatore della serata, signor Micozzi. Signor Micozzi fa adesso la sfilata davanti ai giudici, poi dopo viene da me e voi iniziate a votare, ok? Sì. Ok, il signor Antonio si presenta da questa parte, magari si allontaniano un po' così i contabili possono vedere le votazioni. Iniziamo con la votazione per Mister Barba Naturale. Siamo? Ok, giù. La seconda votazione per Mister Barba Scolpita. Ok, perfetto. La terza votazione per Mister Barba Particolare, sarebbe l'ultima. Prego i signori giurati. Ok. Perfetto. Ok, salutiamo. Ok, salutiamo il signor Antonio.
Alberto. Ambrosio Alberto per la barba particolare. Grande sfilata di barba Corroppoli. E a premiare il signor Ambrosi e il prologo Cesarino Di Gennaro. Oh.